cerchiamo di esaminare questa questione per andare verso possibili soluzioni. No? D'accordo, c'è anche c'è l'impegno del sottoscritto. Ovviamente graduali. La prossima, quella da calendario, insomma, non questa, la successiva. Ci puntiamo, eh? Assolutamente, certo. Siamo in due comunque. Siamo in due. La discrezionalità delle aziende è legge di Dio, però c'è un limite. Se le leggi il limite è dato dalla legge regionale, c'è un altro limite che è quello del buon senso e della pedopornografia. Ma sicuro io questa cosa non la so. Se tu vai a guardare chi c'è dietro le agenzie interinali, ti accorgi che non ci sono io, che non c'è l'arco costituzione, che non ci sei tu, c'è l'arco costituzione, virgola. Quindi siccome questo tipo di risorsa è una risorsa che soddisfa una serie di istanze che io personalmente posso non condividere, però comprendo, visto che nascondersi dietro un dito è da bambini, quindi certe cose sono esistite quando c'era la sinistra, quando c'era il di lavori di lavoratori disoccupati, sia in un caso sia nell'altro. Rosa metteva l'amore sopra ogni cosa, appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette a cui aveva soffiato l'osso. Ma le comari del paesino non prendono certe iniziative, e contro misure fino a quel punto si limitavano a tentativa. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, la schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si inculmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno la compagnia. Secondo magari lui era perfettamente vivito. Perché? Perché è arrivato i poteri del tutto, che sono i suoi, che sono la è chiaro che per chi governa, in particolare per il presidente, non è bello che gli rompano le palle perché alcune articolazioni periferiche hanno scantonato dalla decenza. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, conte se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, che porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Gli dice se ci
siamo e che vuole tornare a casa, ci fa fare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo. Cosa? Io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altro è ciò che sto qua, ci sono gli altri sto fuori lui. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito, me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo! Va bene, comandante, sto andando. Gada, subito!